Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi approfondiamo un po' il discorso sulle opzioni andando a vedere che cos'è che ne determina il prezzo e il valore. Abbiamo introdotto nella scorsa puntata, se vi ricordate, che cosa sono le opzioni, quindi abbiamo scalfito un po' la superficie. Tra parentesi, se non l'avete vista vi consiglio di farlo perché altrimenti non ci capirete niente di questa. Vi lascio il link qua in alto a destra, cliccatelo e trovate il primo video. E oggi quindi andiamo a esplorare un po' più a fondo, andiamo a vedere cosa prezza le opzioni e cosa ne crea il mercato. Questo si inserisce appunto in un piccolo corso che sto facendo su vostra richiesta sulle opzioni, che sono uno strumento derivato potentissimo su Bitcoin, che apre le porte a un'operatività più di alto livello, volendo, perché permette di aprire posizioni combinate, fare strategie molto più complesse, e vale la pena appunto conoscerla. Quindi è dedicato a chi vuole approfondire e superare, diciamo così, i confini del trading più tradizionale su Bitcoin. E questa è la seconda puntata di una serie che insomma cerca di esplorare tutto l'esplorabile sulle opzioni. Se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per dimostrarmelo, mi gasate, mi date un sacco di incentivo a continuare a dare del mio meglio e a fornire contenuti il più utile possibile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate anche la campanellina per essere sempre i primi a vedere i miei video, che vi arriva la notifica. Seguitemi sui vari canali social, trovate i link in descrizione. E infine, visto che questo video include la compravendita delle opzioni, parla di opzioni, vi lascio il mio referral link a Deribit, che vi garantisce uno sconto del 10% sulle fees dell'exchange, che è un exchange sul quale appunto si può comprare e vendere opzioni su Bitcoin, e è il migliore, lo vedremo poi nella prossima puntata, che sarà appunto un tutorial dedicato adesso. Basta chiacchiere, andiamo a vedere che cosa crea il prezzo dell'opzione. Nella scorsa puntata vi ho introdotto uno strumento nuovo per molti di voi, magari perché non lo conoscevate proprio oppure perché non sapevate che c'era anche su Bitcoin. Sto parlando delle opzioni, che permettono di aggiungere tantissimo all'operatività sugli strumenti classici, quindi il sottostante Bitcoin stesso oppure i futures. Oggi andiamo a scavare un po' più in profondità, perché nella puntata scorsa ve le ho soltanto presentate dicendo banalmente che cosa sono e perché esistono. Oggi andiamo a vedere invece qual è il loro valore, quindi andiamo a fare quell'operazione che è quella più difficile in assoluto, cioè capire il pricing delle opzioni. Una volta capito quello, si capisce praticamente tutto del loro mercato e si può quindi passare alla puntata successiva, che parlerà di strategia operativa sulle opzioni. Un passo alla volta però. Oggi ve l'ho detto, parliamo del pricing delle opzioni, cosa determina i prezzi, cosa dà valore alle opzioni. Se vi ricordate, abbiamo visto che non è soltanto il sottostante Bitcoin, quindi il suo prezzo, che dà il valore ad un'opzione, perché abbiamo visto che ci sono date di scadenza, ci sono opzioni di diverso tipo, e quindi oggi andiamo a vedere uno a uno quei fattori che ne determinano il valore, ne influenzano il prezzo. Li ho suddivisi in due categorie, cioè non io, sono suddivisi divisi dalla letteratura in due categorie, ovvero valore intrinseco e valore estrinseco. Il valore intrinseco è quello che si rifà strettamente al prezzo del sottostante, quindi di Bitcoin, e ovviamente allo strike price, perché se vi ricordate lo strike price è quella soglia superata o sotto la quale l'opzione diventa profittevole, e chiaramente sono accoppiate le due cose, il prezzo del sottostante e lo strike price, proprio perché si parla di profittevolezza o meno di un'opzione a seconda che il prezzo del sottostante varchi o meno questa soglia. Dall'altra parte invece abbiamo un territorio ancora sconosciuto ed è quello più interessante da approfondire, che è il valore estrinseco, detto anche valore temporale. Valore temporale perché appunto ha a che fare con la variabile tempo, ovvero i giorni alla scadenza che mancano influenzano tantissimo il valore estrinseco di un'opzione, e la volatilità, che anch'essa è legata al valore temporale, perché ovviamente è una forma di aspettativa, diciamo così, ovvero quanto mi aspetto che nel prossimo tempo, nel prossimo futuro, il valore del sottostante di Bitcoin vari molto. È un po' questo il significato di volatilità. Non spaventatevi da tutte queste cose, imprimetele per adesso nella testa, perché adesso le andiamo ad approfondire una per una e alla fine torneremo magari qui avendole capite e rifacendo un quadro molto molto più chiaro e completo. Partiamo dal valore intrinseco, che è il più semplice secondo me.
Il valore intrinseco, come abbiamo detto poco fa, ha a che fare con prezzo del sottostante e strike price. Sono due cose ovviamente legate a doppio capo, non si può considerare una senza l'altra. Proprio perché il prezzo del sottostante influenza direttamente il prezzo dell'opzione, ovviamente assieme al suo strike price. Perché? Perché un'opzione non profittevole, out of the money, è prezzata meno di un'opzione at the money, che significa che prezzo del sottostante e strike price più o meno coincidono, che a sua volta è prezzata meno di un'opzione in the money. Ma ci sta questo, perché un'opzione già profittevole è ovvio che se te la devo vendere te la vendo più cara che un'opzione non ancora profittevole, è normale, è giusto così. Il diverso strike price ovviamente mi fa variare tutto quanto, ma proprio perché cambiando la soglia è necessario un prezzo del sottostante diverso per renderla profittevole o meno. Niente di nuovo fin qua. La greca che quantifica questo valore qui, insomma il valore intrinseco, si chiama delta. Allora, le greche sono quattro lettere, che appunto sono lettere greche, che mi vanno a quantificare ognuno dei quattro parametri che abbiamo visto prima, ok? Quindi valore intrinseco e valore estrinseco nelle loro forme. E adesso le andiamo a vedere una a una, ovviamente, mentre andiamo a vedere i vari aspetti. Il delta è la prima e quantifica quanto è atteso l'aumento di prezzo dell'opzione a fronte di un aumento di un dollaro del sottostante. Quindi fondamentalmente è una sorta di derivata prima del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante. Si chiama delta proprio perché in matematica la lettera delta indica una differenza, e qua stiamo parlando proprio di una differenza del prezzo dell'opzione a fronte di una differenza appunto di un dollaro del sottostante. Quindi quanto mi pesa sull'opzione un aumento di prezzo del sottostante? Delta me lo dice. È sempre positivo per le opzioni call. Le opzioni call, se vi ricordate, sono quelle bullish, proprio perché parte da un presupposto di aumento del sottostante, quindi è negativo di contro, di riflesso, per le opzioni put. Il delta dell'opzione call sommato al valore assoluto del delta dell'opzione put dello stesso strike price, ho sbagliato, qua non è uguale a 0 ma a 1, adesso lo correggo. Andiamo a vedere su Deribit come è rappresentato il delta. Guardate, c'è una colonna apposita che mi mostra il delta. Il delta è un numero che va tra 0 e 1, tra l'altro si può anche vedere come probabilità, se vogliamo, del fatto che alla scadenza l'opzione finisca in the money. Più è alta, vedete, e più è probabile che l'opzione alla scadenza sia in the money. Ovviamente per le opzioni call a uno strike price bassissimo corrisponde un delta massimo di 1 e per le opzioni put 0, chiaramente essendo speculare. Guardate, prendiamo un esempio di uno strike price at the money, come può essere 9750. Abbiamo un delta di 0,56 per la opzione call e la rispettiva put è meno 0,44, sommati, vedete, in valore assoluto danno 1. Il delta, se ci avete fatto caso, è massimo ovviamente nei prezzi più lontani dallo strike price con l'opzione in the money, quindi per le call è i prezzi estremamente più bassi dello strike price e per le put estremamente più alti, proprio perché la probabilità è altissima di chiusura in the money. Diventa sempre più bassa e tende a zero ovviamente per le condizioni più improbabili, quindi per i prezzi altissimi per le call e i prezzi bassissimi per le put, ok? E è una via di mezzo invece nei prezzi all'intorno dell'at the money, ci sta, perché più o meno c'è all'incirca a grandissime linee la stessa probabilità di chiusura in profitto oppure no, ok? Questa è l'idea che sta dietro al delta. Andiamo avanti, perché il delta non è l'unica greca che mi va a quantificare il valore intrinseco. Abbiamo anche una derivata seconda del prezzo delle opzioni rispetto al prezzo del sottostante, che si chiama gamma. Perché il delta non è che è sempre uguale al variare del prezzo del sottostante, ma varia a sua volta, accelera il prezzo dell'opzione al variare del prezzo del sottostante. E gamma è proprio questa accelerazione, è la variazione del delta alla variazione di un dollaro del sottostante. Quindi se il delta era la velocità con cui il prezzo varia dell'opzione al variare del prezzo del sottostante, gamma è appunto l'accelerazione. Quindi, detto in maniera ancora più semplice, se il sottostante, se Bitcoin aumenta di un dollaro, il prezzo dell'opzione aumenta di un dollaro, di delta. Se invece aumenta di $2, aumenta di delta e poi aumenta di delta più gamma circa, ok? Questa è l'idea a grandi linee. Poi ovviamente più ci si muove, più l'accelerazione cambierà.
Il gamma è massimo nella zona at the money. Perché? Perché ovviamente lì una variazione di prezzo fa più la differenza. Siamo alla soglia tra la profittabilità o meno e quindi c'è una grossa differenza. Se il prezzo si muove magari anche di poco, al contrario, agli estremi fa meno la differenza un movimento di prezzo, perché più o meno la situazione è già chiara. E quindi agli estremi è minimo, proprio perché una variazione di prezzo impatta meno. È un valore sempre positivo. Andiamo a vederlo su Deribit. Guardate, se noi facciamo un hovering del puntatore del mouse sul delta, vediamo subito le altre greche. In particolare nella prima riga abbiamo la gamma. La gamma, guardate, se partiamo, adesso questa è un'opzione che scade veramente a brevissimo, magari andiamo un po' più avanti, sul 4 ottobre, che così, ecco, magari ci sono dei valori più sensati. 10.000, che è più o meno at the money, gamma è 0,00037, 10.500 32, che più o meno anche lei è nell'intorno, 9.500 0,00034, quindi vedete qua siamo vicini ai massimi, 11.000 0,00023, 16, 11 e via via che si scende. E allo stesso modo 37, 34, 25, 16 e così via. Proprio perché nella zona at the money è là dove una variazione di prezzo più bassa impatta di più sul potenziale di un'opzione, cioè rischia davvero di fare la differenza tra l'essere profittevole oppure no. E questo è apprezzato tantissimo dall'opzione stessa. E invece, al contrario, una condizione di molto lontananza dal prezzo di soglia fa impattare molto meno una variazione di prezzo. Ecco, l'idea che sta dietro il gamma è proprio questa qui. Andiamo avanti e chiudiamo, voltiamo la pagina valore intrinseco. Quindi valore intrinseco, delta e gamma che fanno capire un po' come si comporta il prezzo dell'opzione al variare del prezzo del sottostante. Ok? Ovviamente questo a seconda dei diversi strike price, ma la variabile vera è il prezzo del sottostante. Penso che si sia capito. Passiamo al valore temporale, che è una variabile molto interessante e alla fine di questa slide lo capirete, soprattutto se siete interessati a vendere le opzioni. All'avvicinarsi della data di scadenza, un'opzione si svaluta, si chiama time decay, questo effetto di erosione del valore giorno dopo giorno. Per quale motivo? Perché giorno dopo giorno si riduce l'aspettativa di movimento del prezzo. Il time decay è esplicitato dalla greca theta, che è la T greca, infatti è T for time, per quello si chiama theta, e mi mostra ogni giorno quanto perde di valore l'opzione. Quindi è un numero sempre negativo che mi mostra, a parità di tutti gli altri fattori, quanto si svaluta domani quell'opzione lì, semplicemente. Theta non ha un andamento lineare, neanche lei ovviamente, ma più ci avviciniamo alla scadenza, più accelera. Per quale motivo? Perché le aspettative diminuiscono molto più in fretta. Se mancano 6 mesi, faccio casi estremi chiaramente, un giorno non cambia tantissimo le carte in tavola, ok? Può ancora succedere di tutto, ma se manca una settimana, un giorno vale tantissimo e quindi lì deriva l'accelerazione del theta. È il nemico numero uno, nemico giurato proprio di chi compra le opzioni, perché si addossa una svalutazione continua il compratore di opzioni, soprattutto se le compra a scadenza lontana, mentre chi le vende gode perché ogni giorno ha venduto un qualcosa che perde di valore, ovviamente a parità di tutto il resto. E quindi potrebbe addirittura, basandosi soltanto sul theta, fare operazioni di vendita e riacquisto dopo se non cambiano le condizioni, le altre condizioni, quindi il valore intrinseco e la volatilità che stiamo per vedere. Ok, quindi questo è theta. Andiamo di nuovo a vederla su Deribit e guardate, abbiamo un theta. Partiamo, beh, sempre da quelle del 4 ottobre, sempre da un prezzo più o meno at the money, meno 20, meno 17, meno 14, meno 10, meno 8, meno 19, meno 15. Capite che anche qua c'è questa distribuzione a campana con i diversi strike price, proprio perché c'è lo stesso discorso un po' del gamma, ovvero in un prezzo vicino alla soglia, vicino allo strike price, la differenza si sente molto di più. Come si sente molto di più la differenza della variazione del sottostante, anche un giorno conta molto di più, proprio perché in un giorno può variare il prezzo potenzialmente, quindi
decidere sul fatto dell'opzione stessa, se è profittevole oppure no. Mentre se la situazione è già abbastanza chiara, quindi se l'opzione è già in the money alla grande o out of the money alla grande, ovviamente quello impatta molto meno. Infatti agli estremi anche teta qua è meno 9 e qua è meno 3,5 addirittura. Vedete che è la metà, se non molto meno, dei prezzi at the money. Ovviamente, come abbiamo detto prima, al variare della scadenza varia il teta. Prendiamo 10.000 come esempio. 4 ottobre, mancano 10 giorni. Teta è meno 20. 10.000 a 31 giorni dalla scadenza, teta è meno 12. 10.000 a 95 giorni dalla scadenza, teta è meno 7. Vedete quanto diminuisce? A 3 giorni dalla scadenza, 10.000, teta è meno 34. Capite che questo effetto di accelerazione del teta all'avvicinarsi della scadenza? Proprio perché se siamo più vicini alla scadenza, in particolare a un prezzo molto vicino al prezzo del sottostante, veramente in un giorno si fa la differenza tra l'essere profittevole oppure no, e quindi è ciò che impatta di più in assoluto sul prezzo dell'opzione. Ok? Andiamo avanti. L'ultima greca e l'ultima variabile importantissima, la volatilità. La volatilità è anche la variabile più infame in assoluto. Perché? Perché è l'unico fattore sconosciuto. L'unico fattore sconosciuto perché? Perché non la posso sapere a priori la volatilità, è difficile quantificarla con un numero. Come faccio a quantificarla? La quantifico a seconda di quanto il mercato prezza le opzioni e da lì il nome volatilità implicita. Cosa significa? Significa che a seconda di quanto appunto chi acquista e chi vende le opzioni dà valore a un'opzione piuttosto che a un'altra, capisco che cosa si aspetta in quella data di scadenza lì dal sottostante. E quindi capisco che idea di volatilità il mercato si è fatto, e quindi appunto volatilità implicita. Perché questo? Perché il mercato ha proprio il dovere, tramite la creazione di un prezzo, di predire il futuro. Se ci pensate, è affascinante il meccanismo del mercato, perché mettendo in congiunzione domande e offerta di un grandissimo numero di persone, vado a capire più o meno quali sono le aspettative di tutti in media, ok? Poi non vuol dire che è giusta oppure sbagliata, però è quello che il mercato sta cercando di dire, quello che il mercato si aspetta, è la predizione della massa e si traduce nel prezzo del sottostante oppure in questo caso dell'opzione. In particolare il prezzo dell'opzione mi dà un'idea dell'aspettativa di volatilità. Un'alta volatilità implicita, scusate, ho fatto un salto in avanti, mi dà maggior valore alle opzioni, aumenta il prezzo delle opzioni. Per quale motivo? Ovviamente perché significa che può succedere più cose, chiaramente. Se la volatilità implicita è alta, significa che mi aspetto che il sottostante si muova molto, quindi c'è più probabilità che l'opzione chiuda profittevole e addirittura più profittevole. La greca che va a quantificare questo fattore è la vega, che è la V for volatility, e mi dice quanto varia il prezzo dell'opzione se la volatilità implicita aumenta dell'1%. Chiaramente anche qua, come è facile aspettarsi, è più alta nella zona at the money, proprio perché un meno può fare di più la differenza, in particolare tra profittevolezza e non, ed è più bassa agli estremi perché si sente meno, diciamo così, l'effetto. È più alta su opzioni a scadenza più lontana a parità di strike price. Perché? Chiaramente perché se manca più tempo alla scadenza e la volatilità la volatilità è più alta, ci può essere una maggior variazione del prezzo del sottostante. Anche questo, ragionando, è facilmente comprensibile, rispetto che tra una settimana, tra un mese, la variazione di prezzo attesa può essere molto molto più alta. Ci sta, questione di tempo sempre, infatti ricade nel valore estrinseco. Andiamola di nuovo a vedere su Deribit, la vega, dove si trova. Allora, la vega, anche qua partiamo da un'opzione a scadenza non troppo ravvicinata, sempre facendo l'overing sul delta, vediamo tutte le greche, tra cui la vega, che a 10.000, scadenza tra 10 giorni e mezzo, è 6,67. È 5,84 a 10.500, 4,5 a 11.000, e vedete che anche qua c'è la distribuzione a campana, un po' gaussiana, 6,24, 4,74 e così via. Agli estremi diminuisce, vicino alla zona at the money, nella zona at the money è massima.
In funzione della data di scadenza, guardate, Vega 10.000 tra 10 giorni e mezzo è 6,67, Vega 10.000 tra 31 giorni è 11,62, è più alta chiaramente, Vega a 10.000 tra 94 giorni è 20, ok? E la volatilità implicita invece la vedete qua, IV, che è quel parametro che è definito indirettamente. Cioè direttamente, anzi, dal prezzo delle opzioni. Quindi, in base a quanto il mercato prezza un'opzione, si calcola quanta volatilità è attesa, ovviamente, a quella data di scadenza lì, a quello strike price. E vedete che anche lì abbiamo leggere differenze tra le diverse date di scadenza, 74, 70,4, 66,3, ovviamente allontanandoci aumenta leggermente la volatilità implicita, un discorso un po' analogo alla Vega. Maggiore è la volatilità implicita e maggiore è il prezzo dell'opzione, ma semplicemente proprio perché la volatilità implicita è calcolata a partire dal prezzo dell'opzione, quindi è così che funziona questo discorso. Ok? Quindi, prima di arrivare alle conclusioni, che ho fatto una slide delle conclusioni, ritorniamo a questa slide iniziale. Il valore di un'opzione, da che cosa è dato? Valore intrinseco, quindi prezzo sottostante, strike price, è la parte più semplice se vogliamo. Quindi più cioè il prezzo del sottostante è lontano dallo strike price, più ho già bene o male capito qual è l'esito dell'opzione, se sarà profittevole oppure no, e chiaramente questo va a prezzare l'opzione di conseguenza, va bene? Molto molto semplice. La delta e la gamma mi vanno a quantificare queste caratteristiche. La delta mi dice quanto aumenta il prezzo dell'opzione all'aumentare del prezzo del sottostante e la gamma mi dice quanto accelera il prezzo dell'opzione al variare del prezzo del sottostante. Ok? Valore estrinseco, valore temporale, dipende da quanto manca alla scadenza, quindi ha una componente di aspettativa, chiamiamola così, che si basa su quanti giorni mancano alla scadenza dell'opzione, più manca e più aspettativa. Cioè più potenziale ha un'opzione e la volatilità che anch'essa aggiunge potenziale perché una volatilità maggiore permette al sottostante di muoversi di più e quindi di creare un esito in maniera più o meno probabile per un'opzione e quindi tutto questo è prezzato nella maniera che abbiamo visto prima, quantificata in primo grado con le quattro greche sul prezzo dell'opzione stessa che il mercato gli dà. Andiamo ora alle conclusioni. Quindi le greche non sono ovviamente un qualcosa che mi va a predire il futuro o cose simili, sono degli snapshot della situazione attuale. Quindi in queste condizioni i fattori pesano in questa maniera. E cambiano continuamente, cioè ogni volta che un parametro varia, cioè se varia la volatilità, se varia il prezzo dell'opzione, se varia il prezzo del sottostante, se passa un giorno, variano in continuazione le greche. Attenzione. Non rimangono fisse, non sono costanti, ma variabili. Il compito del mercato, abbiamo capito, è prezzare le opzioni in base alle aspettative che esso ha sul sottostante, quindi sulla profittevolezza delle opzioni stesse, e le prezza arrivandoci insomma al prezzo da quei quattro fattori che abbiamo visto prima. Vendere e acquistare le opzioni, che differenza c'è? Come si guadagna? Cosa si fa, insomma? Vendere le opzioni ci rende, cioè bisogna immaginarsi le opzioni come un contratto assicurativo, vediamola così, è più semplice da capire. Se noi vendiamo opzioni, facciamo gli assicuratori, quindi vendiamo un qualcosa che costa un premio che protegge da condizioni particolari, come può essere nel caso dell'assicurazione un incidente, nel caso del mercato la volatilità. Vendere l'opzione fa guadagnare l'assicuratore. Se non avvengono forti movimenti, se non deve pagare poi l'assicurato, che è assicurato sulla volatilità. Statisticamente questa è la maggioranza dei casi, perché chi usa delle tecniche trend follower lo saprà, i trend si sviluppano nella minoranza dei casi in maniera statistica. Però attenzione che quelle poche volte che succedono, succedono forte, quindi la perdita media può essere maggiore del profitto medio. Vale anche qui, chiaramente non c'è la formula magica che fa guadagnare sempre, è tutto prezzato per l'appunto nel mercato. Acquistare le opzioni invece ci rende gli assicurati, quindi ci fa guadagnare se avvengono quelle condizioni particolari di volatilità per l'appunto. Statisticamente c'è minor probabilità, ma il guadagno è nettamente superiore. Questi sono i due sides dell'opzione, andare long o short, acquistare o vendere.
Quindi, adesso abbiamo capito che cosa dà valore a un'opzione, o spero almeno di avervelo fatto capire, veramente un argomento complicatissimo, è il più complicato in assoluto sulle opzioni che già di per sé sono un argomento complicato. Quindi vi magari ridate una passata ai minuti più clou dove parliamo delle greche, in particolare del valore estrinseco, se non l'avete capito bene, o altrimenti ovviamente fatemi domande, chiedete, sapete che sono a disposizione. Nella prossima puntata andiamo a vedere tutto su Deribit, quindi ho parlato di Deribit più volte, tra l'altro vi lascio il mio referral link qua sotto se volete intanto iscrivervi e avere il 10% di sconto sulle fees. Nella prossima puntata vi spiego Deribit dalla A alla Z, quindi come acquistare e vendere le opzioni lì sopra, con le minori fees e la maggiore affidabilità, effettivamente è il miglior exchange dove acquistare e vendere opzioni. E infine vedremo strategie avanzate sulle opzioni, quella sarà veramente la ciliegina sulla torta. Lì avremo visto tutto quanto una volta visto anche quello. Sono posizioni combinate su più opzioni o opzioni più sottostante, ma lo lasciamo per la fine, una volta che avrete digerito queste puntate qui. Che dire, io vi invito a commentare, a dirmi la vostra, a chiedere ciò che non avete capito, se non sono stato chiaro a insultarmi, mi raccomando, che ci tengo che capiate queste cose. Un saluto e alla prossima!